In tanti mi hanno parlato di cucina e io li ho ascoltati tutti, dai saccenti tuttologi ai veri maestri. Ma ancora oggi continuo a chiedermi che cos'è uno chef, ma soprattutto cosa vuol dire veramente cucinare? Cercando di dare una risposta a queste domande, ho conosciuto delle persone straordinarie. Alcuni di questi li considero dei veri e propri eroi. Perché è grazie a loro se ogni giorno abbiamo cose incredibili da mettere nei nostri piatti. Parlo dei nostri contadini che ogni giorno si svegliano all'alba per curare con amore la loro terra. Parlo dei pescatori che ogni notte affrontano il mare, a volte amico, a volte no. Parlo degli allevatori che seguono e nutrono il proprio bestiame senza usare antibiotici o steroidi, ma con prodotti naturali e tanto, tanto amore. E parlo della mia nonna, che quando ero piccolo mi diceva sempre: ricordati Simone, che cucinare è un po' come cantare, come dipingere, come suonare. È un'arte che Dio ha messo a disposizione di noi uomini, proprio la mia nonna, che a colpi di mattarello, e non solo sulla sfoglia, mi ha trasmesso con tanta semplicità e tanto amore la vera passione per la cucina. Perché senza una solida e vera tradizione non può esistere innovazione. Occorre prima conoscere, rispettare e difendere la nostra grande storia, fatta di prodotti, fatta di eroi. Almeno io la penso così.